le prove della vita, invoca Maria, rivolge a lei il tuo sguardo, la tua supplica. Certo che Maria, come madre tenerissima, non ci abbandonerà, ma intercederà per noi. Ce lo dice anche il Concilio Vaticano II in modo autorevole. Maria assunta in cielo non ha deposto il suo ruolo materno nei confronti dei discepoli di Cristo, ma continua a intercedere perché ognuno di noi, superata la fase della prova, possa raggiungere il porto desiderato della salvezza. E allora invochiamo Maria e chiediamo a lei di intercedere per noi, perché possiamo vincere le tentazioni, il male che ci insidia, possiamo perseverare nei buoni propositi, possiamo perseverare nella grazia di Dio e possiamo un giorno raggiungere la meta che lei felicemente ha già raggiunto. Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle carissimi, una supplica viene presentata con tanta maggior fiducia quanto più autorevoli sono gli appoggi di cui dispone. Oggi la nostra preghiera può contare sull'intercessione di Maria nella sua qualità di regina. Per questo la eleviamo con animo fiducioso fino all'esultanza. Preghiamo insieme dicendo: donaci di servirti con fedeltà, Signore. Donaci di servirti con fedeltà, o Signore. Isaia ha esaltato la sovranità del Messia. Tutti i popoli sappiano anelare con sincerità a Cristo ed accoglierlo come fonte e garanzia di giustizia e di pace nel mondo. Preghiamo. Donaci di servirti con fedeltà, o Signore. La cittadina di Betulia ha inneggiato a Giuditta dopo la sua vittoria su Oloferne. Tutti i fedeli ravvivino la loro devozione e la loro fiducia in Maria, regina del cielo e della terra. Preghiamo. Donaci di servirti con fedeltà, o Signore. Elisabetta lodò la fede grande di Maria, la madre di Dio. Tutti i credenti facciano della loro vita una peregrinazione alla luce di Cristo e del suo Vangelo. Preghiamo. Donaci di servirti con fedeltà, o Signore. La Vergine ha cantato il suo Magnificat con entusiasmo ed esultanza. La nostra vita sia un continuo inno a gloria dell'Altissimo Signore. Preghiamo. Donaci di servirti con fedeltà, o Signore. Gli eletti in cielo, dopo Dio, trovano nella presenza di Maria un motivo di gaudio. Siano ad essi associati Gerardo e tutti i nostri defunti. Preghiamo. Donaci di servirti con fedeltà, o Signore. Per i nostri fratelli Raffaele e Gabriella, che oggi rendono grazie a Dio per il 25° anniversario di matrimonio, il Signore continui a benedire la loro famiglia. Conceda loro la grazia di sperimentare sempre di più il suo amore e di essere testimoni dell'amore di Cristo per la sua Chiesa in mezzo alla comunità. Preghiamo. Donaci di servirti con fedeltà, o Signore. O Dio creatore dei lucenti cieli, che incoronando Maria Regina ci hai offerto un nuovo motivo di speranza e di conforto nel nostro pellegrinaggio terreno, dirigi i nostri passi sulla retta via
perché giungiamo a lodarti per sempre in paradiso, per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa, in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la Pasqua eterna, sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceve dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per i beni nostri e di tutta la sua Santa Chiesa. Ti offriamo, Padre, i nostri doni nella memoria della Beata Vergine Maria, e a te innalziamo la nostra supplica, perché ci soccorre all'umanità del tuo Figlio, che si offrì per noi agnello senza macchia sulla croce. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie. È bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo e ti benediciamo, per Cristo tuo Figlio, nella memoria della Beata Vergine Maria. Umile ancella, accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore. Mirabilmente unita al mistero della redenzione, perseverò con gli Apostoli in preghiera, nell'attesa dello Spirito Santo. Ora risplende sul nostro cammino segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua lode. Santo, Santo, Santo.
della tua gloria, o Santa, o Santa, o Santa nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, o Santa, o Santa. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome, il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Pio e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri e i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle difunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concede anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Siano per noi cibo. Agnello di Dio, che togli i peccati nel mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati nel mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio,
dice sempre che di la legge sia mai separata. Alcune indicazioni utili per chi fa la comunione. Prima di tutto, essere in grazia di Dio, essersi confessati di recente, quindi non una volta l'anno, ma aver frequentato la messa la domenica, nelle domeniche precedenti ovviamente. La gente continua a girare, non so che cosa girate a fare in chiesa, non è una sala di spettacolo, dovreste fermarli, per favore. Seconda condizione, possiamo ricevere la comunione in bocca, secondo la tradizione, oppure con le mani, però mettendo le mani in modo corretto. La mano piatta, la destra sotto la sinistra, il sacerdote depone la particola sulla mano sinistra, si fa un passo a lato e davanti al sacerdote si prende la particola e si porta alla bocca. Questo è il modo corretto. Non fate un passaggio da una mano all'altra, cose strane di questo tipo, se ne vedono di tanti colori, mi raccomando. Manteniamo il massimo rispetto per l'Eucaristia, che è il corpo del Signore. E poi la comunione la deve fare chi ha partecipato a tutta la messa, non quelli che sono entrati 5 minuti fa. Non è un santino che distribuiamo, è il corpo del Signore, richiede che abbiamo partecipato a tutta la messa, capito? Altrimenti partecipate a una messa successiva. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Thank you.
Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi sacramenti, concedi a noi che celebriamo la memoria della Beata Vergine Maria di partecipare al convito eterno per Cristo nostro Signore. Non è facile, vi confesso, celebrare messa in questa chiesa. Tra bambini che strillano, che gridano, telefonini che squillano, cani che abbaiano e gente che in gira, vi assicuro mi è venuto il mal di testa, ma passerà. Auguro a tutti voi, pellegrini, ecco, una buona giornata accanto a Padre Pio. Che Padre Pio possa intercedere per tutte quelle grazie che voi portate nel cuore, che certamente affiderete alla sua intercessione. Ma allo stesso tempo, che Padre Pio possa essere per ciascuno di noi, ecco, un esempio, un modello, che possiamo soprattutto imitare le sue virtù e mettere in pratica i suoi insegnamenti. Affidiamoci a Padre Pio in questo giorno e invochiamo Maria Regina perché interceda per tutti noi. Adesso do la benedizione a tutti voi qui presenti, a coloro che ci seguono anche attraverso Padre Pio TV e a tutte le vostre, e anche alle vostre famiglie. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine Maria ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria Vergine Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate con fede la memoria della Beata Vergine Maria Regina, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Tanti auguri anche a Raffaele e Gabriella, che oggi celebrano il loro 25° matrimonio. Ecco, preghiamo per loro che il Signore li benedica in questo giorno per intercessione di Padre Pio e della Vergine Santissima. La messa è finita, andate in pace. Prendiamo grazie a Dio.